È solo la decima giornata del campione di Serie A, ma questa partita ha già il sapore di una gara decisiva, ha già il sapore di uno scontro salvezza oggi. Chievo e Pescara. Batterò in velocità contro Romagnoli, lo trattiene Romagnoli e arriva il fischio. Terò un altro passo rispetto a Romagnoli. Calcio di punizione. E credo giallo per Romagnoli perché c'era un compagno al fianco di lui. No, è rosso. Batte Luciano sul secondo palo a cercare Dainelli. Perin con un miracolo. Ancora Perin, decisivo. Dramé. Può anche calciare. Va Dramé sul destro nel suo piede. Prova il tiro Dramé. Il palo. Ferma l'iniziativa d'attacco del Chievo. Ferma Bucari Dramé. Trema Perin, il palo salva il Chievo. Ha bruscato Selic. Vince rimpallo con Dramé. Selic può puntarlo. Selic cerca il tiro. Sorrentino in calcio d'angolo. C'è il Pescara, è vivo il Pescara. Samassa al velo, 1-2 con Terò. Al contatto con Modesto. È calcio di rigore. Calcio di rigore. Le proteste di Modesto. Va Luciano, spiazza Perin, il Chievo in vantaggio alla mezz'ora della ripresa. Terò, Luciano davanti ancora per Terò, posizione regolare, può chiudere la partita Terò. Terò contro Perin, Terò, il pallo netto, male, Stojan! 1-2, terribile del Chievo, Adrian Stojan, 2-0. Che grande ricontropiede del Chievo. Cala il sipario, vince il Chievo sul Pescara 2-0.